non è un caso che siamo qui, siamo qua all'app perché è stata un po' per noi dell'Arci una sfida quest'estate. Abbiamo cercato di rivitalizzare un luogo che era quasi abbandonato e soprattutto era una zona della città, tra le tante che si dicono, degradata, con problemi particolari anche di sicurezza. Credo che sia stata un'esperienza assolutamente positiva perché ha dato alla Parma un luogo importante anche in quest'estate difficile per incontrarsi, per fare attività. Ci sono state iniziative sia musicali di intrattenimento ma anche culturali di grande interesse. E quindi siamo venuti qui proprio per rimarcare questo fatto e dire che la nostra attività di promozione sociale, che lo ricordo, non ha benefici né contributi da nessuno se non quello volontario dei soci, ha portato questa realtà che in pochi mesi ha portato questo circolo a quasi 1000 soci, quindi sono passati in tanti quest'estate da qua. Ecco, dicevo, ne approfittiamo per dare alcuni elementi importanti e significativi che riguardano il tesseramento 2014 in corso. Noi siamo, ormai abbiamo superato la soglia dei 40.000 soci dell'Arci provinciale, che è il massimo livello raggiunto dalla nostra associazione. L'anno non è finito, però tradizionalmente noi come Arci già a ottobre cominciamo con la campagna del nuovo tesseramento 2015, di cui avete qua anche l'immagine di quella che sarà la tessera nuova. Per noi è un traguardo importantissimo, 40.000 soci in una provincia come Parma ci pongono in rapporto alla popolazione, se non al primo posto in assoluto in Italia, siamo sicuramente. La cosa su cui voglio insistere è il fatto che di questi oltre 40.000 soci ce ne sono 18.000 in 12 circoli giovanili. Quest'anno questo credo che sia un dato assolutamente importante e significativo, perché siamo riusciti a coinvolgere con quello che facciamo, ripeto, in autofinanziamento, in autogestione, ad aggiungere un numero di giovani che sono aderenti, che hanno la tessera Arci e quindi contribuiscono con la loro presenza anche a tutto quello che è il nostro mondo di aggregazione e partecipazione in maniera assolutamente significativa. È un osservatorio ormai il nostro in ambito giovanile che credo che vada attentamente valutato proprio per la presenza e proprio per le opportunità che pone, tenendo conto che poi non è soltanto l'aggregazione a livello di eventi o altro musicali, ma l'obiettivo già avviato sarà anche quello, poi ne dirò in seguito, di lavorare su dei progetti significativi. In totale abbiamo 115 associazioni affiliate e abbiamo 96 sedi di attività in tutta la provincia. Quindi la rete Arci significa, in poche parole, che abbiamo una rete estesa di luoghi aperti tutti i giorni a chi vuole entrare, a chi vuole portare un contributo o comunque semplicemente luoghi di socialità, che credo sia assolutamente unica a livello provinciale. Dentro a questi le nostre tradizionali aree, che sono quelli dei circoli ricreativi, come detto l'attività giovanili, ma anche l'area benessere, dove abbiamo diverse associazioni che si occupano di tutte quelle che sono pratiche legate anche ad attività come yoga e cose simili. Rimangono le bocciofili dopo lavoro, crescono sempre di più anche i circoli che hanno una valenza prettamente culturale oppure che si riuniscono anche per le attività di ballo. A questo voglio sottolinearlo, a Parma abbiamo affiliato all'Arci, quindi fanno capo a quella che è la nostra associazione, tre importanti circoli della tradizione anche musicale e lirica, che sono la Corale Verdi, il Circolo Toscanini e Parma Lirica. Questi sono tre luoghi che se fa tanto parlare di Verdi, di festival, sono un'opportunità che andrebbe valorizzata, mentre per quello che riguarda, come dire, le istituzioni pubbliche non ci sono stati mai contatti particolari.
autofinanziamento. Le nostre associazioni non ricevono contributi per l'attività che fanno, qualcuno per i progetti che propone, e tutti sono in autogestione. Ognuno ha un proprio statuto, ogni anno l'ARCI non è organizzato come un partito, non ha sedi decentrate che dipendono da una sede gerarchica, ma ogni anno c'è un'affiliazione, quindi ogni associazione decide liberamente di affiliarsi all'ARCI. Allora, dicevo, l'importanza dei numeri c'è tutta, abbiamo ormai raggiunto una dimensione assolutamente molto importante, e la presenza di giovani. Abbiamo raggiunto un accordo con l'azienda AUSL di Parma, quindi in particolare per quello che riguarda i servizi dedicati alle problematiche dell'adolescenza e delle persone anziane. Firmeremo tra poco una convenzione con l'amministratore dottor Fabi, che ci porterà ad un protocollo per la stesura di progetti per i quali noi metteremo a disposizione tutte le nostre sedi, e in cambio con l'azienda USL si avvieranno dei progetti importanti. Lo dico perché noi da questo progetto non andiamo a sottoscrivere, come dire, un trasferimento di risorse, mettiamo a disposizione tutta la nostra capacità di fare promozione sociale e di quello che siamo in grado di mettere in campo. Quindi, in particolare, l'accordo sarà basato su campagne di sensibilizzazione, in particolare su quello che si dice oggi prevenzione e corretti stili di vita in ambito giovanile e adolescenziale, legati al divertimento sicuro, i problemi delle ludopatie e legati a tutto quello che significa anche la presenza di queste, come dire, di quelli che sono gli strumenti di gioco che, seppur legali, comportano dei rischi pesanti, e la prevenzione del disagio giovanile, che ormai anche a Parma da più parti, insomma, ci sono segnali di intervento. Metteremo a disposizione tutte le sedi della provincia, o almeno quelle ritenute idonee, per l'attivazione direttamente con i cittadini del cosiddetto fascicolo sanitario elettronico, che è uno strumento che le aziende sanitarie dovranno attivare, e per avvicinarsi di più ai cittadini avranno bisogno di sedi anche decentrate. Su questo noi avremo luoghi, come la presenza di esperti appunto dell'azienda House di Parma, potranno incontrare direttamente i cittadini, quindi senza dover fare file o portarli in luoghi centralizzati. Io credo molto in questo progetto, perché si fa tanto parlare in questa città di welfare di comunità, di tutto quello che dovrebbe essere lo sviluppo di un rapporto con i mondi associativi, con le realtà che davvero esistono e sono quotidianamente organizzate. Credo che questo sia il primo passo concreto, e mi auguro che poi attorno a questo possa nascere anche un rapporto di collaborazione con tutti gli enti locali. Con il nuovo tesseramento partirà anche una nuova fase di convenzioni. Noi storicamente l'ARCI ha sempre avuto agevolazioni per i propri soci, quest'anno abbiamo sottoscritto nuove convenzioni con luoghi dove ci sono delle agevolazioni anche sugli acquisti, ma in particolare avremo sconti significativi per l'accesso al cinema Astra, al cinema D'Azeglio, e questo credo che sia anche per noi importante, avvicinare le pratiche culturali legate al cinema. E avremo quindi una serie di agevolazioni che potranno anche riguardare poi l'accesso a visite, a tutto quello che, a visite sanitarie, a tutto quello che può riguardare l'interesse da parte dei nostri soci, oltre a quelle tradizionali che fanno parte della convenzione che l'ARCI nazionale ha, quindi l'accesso a luoghi di mostre, convegni importanti a livello nazionale. Ecco, cosa vogliamo fare? In particolare, dopo Bruno Del Monte interverrà anche un po' su quella che è l'attività dell'ARCI in tema di spettacoli, è un po' la nostra connotazione locale, da tantissimi anni credo possiamo dire di essere il promotore principale di questi eventi. Lo possiamo fare
E su questo ne approfitto anche per chiarire un po' di tutto quello che si è sempre detto e letto. L'ARCI in questa iniziativa si fa sempre promotore culturale di quella che è l'iniziativa appunto degli spettacoli. Per correttezza, noi abbiamo sempre un veicolo che, per quello che riguarda gli aspetti commerciali e fiscali, direttamente esegue. Quindi il nostro è un ruolo di promozione che poi viene portato avanti in collaborazione ormai storica con Caos SRL, che è uno strumento che non ha a che fare con l'ARCI, minimamente mi coinvolge anche per scelta, ma questa è una situazione per la quale noi vogliamo nella massima trasparenza non confondere i ruoli. ARCI è associazione di promozione sociale, ente non commerciale. Quando c'è una rilevanza di questo tipo si procede in questo modo, ma le finalità e l'unità di intenti è sempre piena e andiamo in questa direzione. Quindi dopo passo la parola a Bruno, che invece del settore spettacoli, assieme a Matteo e a tutti gli altri che lavorano all'ARCI, ne è il motore principale. Aggiungevo alcune di quelle che sono i temi su cui vogliamo lavorare. Dicevo, la convenzione firmeremo tra poco con l'USL, ma dentro all'ARCI stanno nascendo anche alcune richieste di organizzare alcuni settori che, anche se informalmente già presenti, vanno messi a sistema. In particolare credo che da più parti sta venendo la richiesta di organizzare quella che noi chiamiamo una rete sociale di acquisto. Sull'esempio dei gruppi di acquisto che esistono già, ma la nostra sarà una rete che vogliamo organizzare all'interno dei circoli, quindi non solo per i soci, ma che metta assieme i circoli stessi, tentando quindi di recuperare sia un ambito di filiera breve locale, ma legarlo anche a tutti quelli che possono essere elementi che riguardano l'economia condivisa e lo scambio. Sono tante, ormai ogni circolo nostro ha forme di acquisto condiviso, alcuni addirittura organizzano anche forme di distribuzione all'interno, quindi abbiamo tantissime di queste iniziative informali, cercheremo di metterle all'interno di una rete unica che possa funzionare e possa ampliarsi, ripeto, in relazione con quelle che possono essere anche delle esperienze importanti a livello provinciale e locale. Allo stesso modo, la necessità di recuperare anche una tradizione popolare locale che è legata anche ai nostri luoghi, dove spesso si mangia, si sta assieme, ci sono cene sociali. Ecco, su questo l'idea sarebbe quella anche di cominciare a mettere una rete e ad avere un decalogo, avere una serie di regole, proprio perché vogliamo evitare in alcun modo che vengano confuse con attività commerciali, e pensare di recuperare quella cosa che è nata dentro all'ARCI, che erano allora ARCI Gola, ma oggi potrebbero essere i circoli della gola, sui quali davvero si può fare un ragionamento proprio nell'anno del 2015, sarà l'anno dell'Expo, e quindi i temi dell'alimentazione, i temi anche di tutto quello che riguarda la presenza saranno importanti. Mi fermo perché poi lascio anche alle domande. Voglio infine lanciare due o tre temi che riguardano sia la considerazione che noi vogliamo dare in ambito provinciale, ma soprattutto anche in città, a quella che è la presenza appunto delle sedi di associazione di promozione sociale. Anche in consiglio comunale da più parti viene fuori sempre la richiesta di assoggettarci a luoghi di pubblico esercizio, quali non siamo. Esistono sempre polemiche che sono legate al fatto i circoli pagano o non pagano le tasse. Voglio ricordare che noi siamo luoghi di promozione sociale, per legge siamo enti non commerciali senza finalità di lucro, e quindi una associazione che non ha finalità di lucro, non può avere un utile, non può avere distribuzione, logicamente se non hai utili non paghi. Ma voglio ricordare che comunque, a differenza di tanti luoghi, noi le tasse le paghiamo, perché l'IVA la paghiamo tutta, non abbiamo detrazioni. Quindi noi diciamo che le nostre sedi hanno un'altra finalità, quella dei luoghi di ritrovo, quella della possibilità di avere la somministrazione, per noi non è vista come una finalità lucrativa, ma serve a quello che ho detto in premessa. I nostri luoghi
sono autofinanziati, sono in autogestione e non vivono di contribuzioni altre che non quelle dei soci e delle attività che si svolgono. Ecco, in questo senso anche la recente polemica in Consiglio Comunale sul pagamento di rifiuti e altro non ci tocca, nel senso che noi crediamo davvero di essere una realtà diversa e che svolge una funzione sociale di interesse collettivo e pubblico. E in questo senso, ripeto, la nostra idea di un rapporto con l'ASL di Parma vuole ancor di più mettere in evidenza qual è il nostro ruolo e la nostra finalità. Per quello che riguarda poi, tra breve ci saranno anche come dire, i temi della regione che ci riguardano di più, sono sparite le province, che era comunque un ente di coordinamento territoriale, i comuni sono sempre più in difficoltà. Io credo che con l'ARCI regionale, con cui abbiamo sempre un rapporto pieno, condiviso e costante, dovremo lavorare anche su questi temi, e credo che per quello che riguarda il turismo culturale, anche giovanile, e in particolare la richiesta che avrà Ravenna di essere capitale della cultura europea, ci vede uniti in uno sforzo che potrebbe davvero vedere tutta l'associazione in ambito regionale lavorare in questo senso. Io mi fermo dicendo che questa è come dire, un bilancio che vogliamo fare proprio nel lancio del nuovo tesseramento del 2015 e in un anno che ci vede particolarmente soddisfatti appunto per i risultati che stiamo ottenendo. Non siamo strutturati, non abbiamo una struttura, alcuni di noi fanno mille altre cose, a partire dal sottoscritto, abbiamo una rete di volontariato informale fortissima, quasi tutti i circoli stanno in piedi grazie all'aiuto di queste persone e questa è la nostra associazione. Noi non chiudiamo le porte con nessuno, abbiamo un rapporto istituzionale con tutti gli enti locali sempre di grande correttezza per quanto riguarda l'associazione ARCI e quindi rigorosamente ci tengo a dire che i confini sono definiti, non abbiamo mai fatto polemiche con nessuno, chiediamo però di essere ascoltati perché credo che questa sia una realtà che in questa provincia può essere una grande opportunità e come detto la presenza credo unica di soci giovanili con tutte le problematiche che esistono nel rapporto proprio con questa fascia d'età ci pongono in una situazione per la quale il nostro è un osservatorio importante e da tenere in grande considerazione. Adesso Bruno ci parla un po' poi invece degli aspetti di spettacoli e altro. Grazie. Alla prossima stagione del Teatro Regio, fatta anche col sostegno di importanti mecenati locali all'interno del Teatro Regio, che vedrà Caos e ARCI impegnati sul fronte delle manifestazioni di importanti spettacoli come Paolo Conte, Renga, il prossimo atteso spettacolo comico di Pintus all'Auditorium, ma non per ultimi il concerto di Patti Smith e il teatro musicale con Tutti assieme appassionatamente e Fiorello, Giuseppe Fiorello in uno spettacolo dedicato alla vita di Modugno. Cioè, tanto per dire che come dire, le iniziative sono tante per davvero, ma hanno anche bisogno di un sostegno maggiore, di un'attenzione maggiore, non dei cittadini, che sono coloro che rispondono. Non è un problema di offerta culturale, è un problema di permettere che tutto questo si sviluppi in una città che in questo momento non è sicuramente, non dà pari opportunità, ma che non riesce neanche fino in fondo a combattere tutte le disuguaglianze sociali che stanno emergendo a causa della crisi. Sì, Bruno, ci è arrivato un po' di polemica, la facciamo anche, nel senso buono. Nel senso che questa città ha sempre visto grandi spettacoli che abbiamo organizzato spesso anche all'interno del Palasport e del Palacassa. Ad oggi, per le difficoltà dell'amministrazione comunale, sulle quali non entriamo assolutamente nel merito, non vogliamo fare polemica, però ci ritroviamo con una situazione per la quale il Palasport di Parma è assolutamente inagibile. Il Palacassa ha costi e livelli di organizzazione assolutamente insostenibili. Oggi come oggi noi siamo nelle condizioni di non poter offrire quello che davvero potrebbe passare da Parma, che è una delle capitali musicali non solo della lirica ma anche di quella che è la musica
pop popolare, perdiamo grandi occasioni. Cioè, i parmigiani oggi non hanno un contenitore adeguato come città, come Bologna, come Modena, tutto quello che ci sta vicino, proprio perché abbiamo un palazzetto che non ha più l'agibilità, in quanto necessita di lavori di messa a norma. Questi non si eseguono evidentemente per le difficoltà del comune, ma anche di Parma Infrastrutture. Noi sollecitiamo, quindi non è una vera e propria polemica, ma un richiamo, sollecitiamo a restituire alla città un contenitore che possa avere i grandi eventi e i grandi nomi della musica. Credo che in passato Parma ha dato prova di grande risposta, di grandi capacità di partecipazione a questi eventi, e proprio questa vocazione sulla quale noi insistiamo sempre, non pensiamo che la musica sia solo per pochi o di poche nicchie, noi tendiamo sempre ad offrire spettacoli che possano avvicinare anche quelle persone che magari non hanno l'occasione di andare al Teatro Regio. Il titolo di quella rassegna che facciamo appunto al teatro, Tutti a Teatro, è per dire che tutti dovrebbero avere la possibilità di accedere a spettacoli alla propria portata. Ecco, oggi noi stiamo perdendo in questa città una grande occasione, perché l'impossibilità di utilizzo di quel contenitore ci fa perdere i grandi nomi che invece ormai vanno sulle grandi città. Cosa che Parma invece ha sempre avuto, perché siamo sempre stati una delle sedi nazionali dei grandi circuiti, delle tournée importanti. Credo che questo sia oggi una carenza che purtroppo è il segnale di una crisi, di una difficoltà che c'è, che non è soltanto sicuramente il palazzetto, qualcuno dirà ci sono altre priorità, credo che però per i giovani, anche per le persone meno giovani, questa sia una carenza che pesa tanto. Se avete delle domande? No, beh, te la faccio da qua. È tutto bello, ma è indubbio che però quest'anno è stato anche un anno di grande passaggio per le arci. Alcune hanno chiuso, penso all'Aquila Gigole piuttosto che altre, e altre si sono costrette a un cambio di pelle notevole, e mi chiedevo come emergere su un piano economico da una crisi che sta costringendo a scelte difficili. Appunto, gli spettacoli sì, però le arci erano anche il posto del pasto al vecchietto. Questo non è venuto a mancare. Quello che viene a mancare in alcune situazioni è, come dire, che la base tradizionale, storica dei soci viene a mancare anche perché il tempo passa e trascorre. Siamo partiti dall'esperienza qui dei Colombofili, che era un circolo che a un certo punto è andato in difficoltà. Difficoltà organizzative, anche perché obiettivamente si è volontari sempre, ma le forze a volte ti dicono che c'è difficoltà. Qua abbiamo fatto un'esperienza, cioè siamo riusciti a inserire un gruppo di giovani, di ragazze, anche di ragazzi, che quest'estate sicuramente ci hanno rimesso anche le loro vacanze, hanno rivitalizzato questo luogo, non escludendo nessuno, perché la partenza è stata, bisogna mantenere quella che è la sua tradizione. Credo che questa attività sperimentale di rivitalizzazione, la nostra intenzione è quella di portarla anche in luoghi che stanno andando in difficoltà. C'è un problema economico per tutti, però voglio dire che anche questo luogo è stato in buona parte recuperato, è stato fatto anche per quello che riguarda noi degli investimenti significativi, ma non abbiamo chiesto niente a nessuno. Quindi faremo anche questo. Credo che in centro storico, in particolare nell'Oltretorrente, c'è una presenza di luoghi storici che non vanno persi, perché è l'identità di quel luogo. C'è la necessità di far rinascere qualcosa e far ripartire da chi se la sente anche di fare una scommessa. Poi questi luoghi necessitano anche, come dire, di risorse nuove. La nostra idea è sempre quella, però ogni circolo deve offrire giustamente anche quella che si può anche ritenere una mensa sociale, o comunque un luogo dove chi vive da solo ci può stare. Ce ne sono tanti che lo fanno, noi questo non lo vogliamo perdere. La nostra caratteristica e la nostra peculiarità è quella di essere luoghi popolari, di tradizione, ma che si aprono anche alle esperienze dei giovani. Il futuro dell'Arci, secondo me, è quello che ho detto all'inizio, sono quei 18.000 giovani dai quali poi
si partiranno le basi di quella che sarà un'associazione che credo vivrà per tanti anni. Il radicamento nostro non si sta indebolendo, anzi, semmai la situazione di crisi ci porta a dire che c'è sempre più bisogno di luoghi dove magari andare a scambiare quattro chiacchiere o andare anche a mangiare qualcosa assieme. Quindi noi non vogliamo perdere quella che è la nostra tradizione, ma lo vogliamo fare innovando per quanto possibile, ma rivitalizzando quella che è la base associativa.